Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo alla terza puntata con il nostro Pack Volley. Oggi inizia il campionato, ma a dire la verità ho avuto un problema nell'editing e ho perso la prima partita. Vi informo che purtroppo è finita 2-2. Non abbiamo visto l'esordio della nostra squadra in Eredivisie. Comunque ci possiamo gustare quest'oggi l'esordio in campionato in casa per il nostro Pack Volley. Mi spiace davvero ragazzi, non so come sia potuto succedere. Come sapete ogni tanto può capitare qualche problema di registrazione o di editing. Speriamo che sia l'unico di questa carriera. Vi avevo chiesto anche di completare la nostra rosa, di scegliere fra Barba e Van der Linden e se prendere Mandragora oppure no. Alla fine ho scelto per Barba, perché comunque rispetto all'altro giocatore è più giovane, ma ha la stessa esperienza, secondo me può adattarsi benissimo a questo campionato. E poi perché non è velocissimo, ma rispetto al suo diciamo avversario in questa lotta per approdare con la maglia dello Svolle, era più adatto alla nostra squadra. Ho scelto anche di prenderlo alla fine Mandragora, che però non partirà titolare nelle prime, ha bisogno di migliorare un pochino e di capire bene di cosa si tratta di questo campionato. Insomma, partiamo subito in questa partita in casa con l'Heracles. Io vi chiedo ancora scusa, ma vi ringrazio anche per i tanti commenti, perché molti avete diciamo esaltato questa scelta di carriera. Spero che vi piacerà un pochino a tutti. Per chi non è d'accordo con le mie scelte, posso soltanto dire ragazzi che il calcio diciamo è visto in diversi modi da tutte le persone praticamente. Non è possibile accontentare tutti. Io spero che comunque le mie scelte saranno scelte che ci daranno ragione durante il campionato. Come abbiamo visto, Altidor ha segnato subito all'esordio, una buona partita da parte della nostra punta. Ha segnato anche Thomas, però c'è da sottolineare che abbiamo preso due gol in trasferta. Questo è subito un aspetto da migliorare. Andiamo subito a giocare contro l'Heracles. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'Isselder Stadion. Non è facile da nominare questo stadio, ma è lo stadio di casa del Pack Zwolle, che dopo il pareggio in trasferta sul campo del Groningen si appresta ad affrontare l'Heracles. Un'altra partita insidiosa ma importante per partire bene. Tutto pronto, come abbiamo visto, l'esordio abbastanza positivo per alcuni aspetti, negativo per altri. Il primo assoluto ragazzi non l'abbiamo visto, ma soprattutto la difesa, che ha registrato due gol subiti comunque, quindi c'è un problema anche a livello difensivo di assetto. Ma adesso c'è Federico Barba che parte titolare insieme a Schenkenveld e Van de Pavert, poi Menig, Brama, Diaby e Van Polen, Mastur alle spalle di Altidor e Tomas. C'è sempre Van der Aert in porta, come al solito vuole riscattare i due gol subiti nella prima partita. Esordio in campionato per la nostra squadra. Davanti c'è Josi Altidor insieme a Thomas, che sono pronti a giocare questo primo pallone al Isel Delta Stadium. Crea superiorità Brama, pallone profondo per Menig. Attenzione perché è splendida questa giocata. Menig, il cross dentro, libera come può. Adesso Masturi, attenzione Masturi in zona tiro, prova col destro. La parata splendida dell'estremo difensore dell'Heracles, che mette il calcio d'angolo. Qui da rivedere il gesto tecnico di Masturi, ma anche il gesto tecnico del portiere. Pallone che era diretto all'angolino, ci mette una pezza, devia in calcio d'angolo. Prova ad andare sul destro per il cross, ancora Schenkenveld su di lui, il cross che arriva dentro, la chiusura dello Svolle. Adesso zona tiro, però attenzione, ci prova col destro, pallone che resta lì. Fallo di mano, calcio di rigore. Mi sa che è stato il nostro difensore Van de Pavert. Da rivedere questa situazione, un fallo di mano non ci voleva, si è girato al momento del tiro, l'ha colpita con un braccio aumentando lo spazio, il volume del corpo, e quindi rigore che ci sta. È stato un po' ingenuo il nostro difensore, soprattutto allo scadere del primo tempo. Adesso Van der Aert deve compiere un miracolo per farci andare almeno sul risultato di pareggio. Alla ripresa Armenteros contro il nostro portiere Van der Aert. Attenzione, partito Armenteros, ci spiazza, c'è il gol dell'Heracles in vantaggio. La squadra è trasferta e lo Svolle dovrà ripartire con il risultato di 0-1 in questo secondo tempo.
che riesce a liberarsi con il fisico. Alti dal fino in fondo, entra in alti, prova col mancino, ha provato di esterno collo sul secondo palo, forse poteva anche sentire i compagni, preferito andare alla conclusione. Josie Altidor in buon momento di forma, ha segnato anche alla prima. Adesso siamo al 62esimo minuto ed è il momento di cambiare qualcosa. Fuori Diabiges, che è apparso abbastanza stanco, dentro Mandragora all'esordio in questa Eredivisie, speriamo naturalmente in un ottimo esordio. Io toglierei Menig, che comunque sta giocando molto bene, e metterei Masture largo, forse Saimak, vediamo un po', forse Saimak, perché comunque secondo me può farlo, anche se a questo punto non toglierei Menig però. Toglierei Van Polen, visto che dobbiamo cercare comunque un gol, dobbiamo cercare di recuperare questa partita, togliendo un terzino per far posto a un centrocampista offensivo. Poi c'è Saimak, pallone giocato dentro, attenzione, esce molto bene Mandragora, che è entrato subito in partita. Mandragora all'indietro per Brama, per Duarte, Duarte fino in fondo, il cross dentro per Armenteros e c'è il gol. 0-2, siamo in difficoltà, questo possiamo dirlo, facciamo fatica a costruire e poi concediamo troppo agli avversari. È vero che sono le prime partite, non solo in questo campionato, non solo con il PAOK Zwolle, ma per me anche in FIFA 17, ma siamo in clamorosa difficoltà. Gol di Armenteros, doppietta per lui, e 4 gol subiti in 2 partite sono sicuramente un campanello d'allarme. Pallone per lui, pallone che passa ma non arriva Altidor, finisce qui, fischio finale, 0-2 in casa, e questo davvero è un KO pesantissimo per noi. Stavo dicendo che delle note positive ci sono, ma ci sono tante tante note negative. Allora io direi nota positiva assolutamente Schenkelfeld, che infatti è stato il migliore in campo. Nota positiva anche il nostro Mandragora, è entrato benissimo in partita. Note negative: la difesa, che prendiamo troppi gol, concediamo troppo, e secondo me parte anche dal centrocampo, e soprattutto che non riusciamo ad essere incisivi davanti. C'è da cambiare qualcosa, ragazzi, ho pensato, almeno fino a che non troviamo degli assetti giusti, comunque ci abituiamo anche al gioco diverso, al campionato diverso, al gioco nuovo, campionato nuovo. Ho deciso di mettere una difesa a 4 con un 4-3-3. Masture è retrocesso un pochino per quanto riguarda la posizione in un centrocampo a 3, che secondo me può fare in un centrocampo a 3, perché comunque ha la protezione di altri due centrocampisti. Come vedete, Verdonk, promosso titolare, ai danni di Schenkelfeld, che quindi lascia un posto per quanto riguarda i difensori centrali. Speriamo di aver trovato il giusto assetto così, e stavo pensando anche di cercare a questo punto un terzino. Per quanto riguarda Morleo, giocatore che mi è sempre piaciuto, vediamo un po', 12 giorni rimasti, dovremmo farcela prima della fine del calciomercato a scoprire quale sia il suo valore. Morleo, adesso secondo me diventa il primo candidato. Andiamo a cambiare il giocatore di allenare. Giustamente mi avete fatto notare che non stavamo allenando Masture, che può essere un giocatore che ci tornerà utile magari anche in un'altra nostra avventura, quindi lo alleniamo assolutamente, anche per quanto riguarda i passaggi, visto che adesso sta facendo il centrocampista. Poi un altro che ci potrebbe essere utile in un'altra carriera è Mandragora, che è entrato benissimo nell'ultima partita, ragazzi, mi ha davvero impressionato, e quindi io ci tengo a farlo allenare perché potrebbe diventare un giocatore davvero fantastico. Lo alleniamo in fase difensiva anche, poi voglio migliorare anche il nostro portiere, in quanto stiamo subendo un po' troppi gol ultimamente, mi piacerebbe subirne sempre meno. Allora ragazzi, io direi di andare avanti, mi sono fatto un breve giro per quanto riguarda non solo la Serie A ma anche le Eredivisie per terzini che possano servire a questa squadra. Vedremo più avanti le relazioni, adesso c'è da concentrarci soltanto sul calcio giocato. Adesso arriva una sfida importantissima e molto complicata contro il Feyenoord, una delle squadre più forti di questo torneo, di questo campionato. La affrontiamo addirittura fuori casa, non sarà facile. Buonasera a tutti e benvenuti dal Feyenoord Stadion, appunto di Rotterdam. Feyenoord contro PAOK Zwolle, partita importantissima soprattutto per gli ospiti, che vengono da una sconfitta brutta in casa, addirittura 0-2 rimediata dall'Heracles.
settimana scorsa, adesso hanno adottato un cambio di modulo e affrontano una delle squadre più pericolose, sicuramente più blasonate dell'Eredivisie, di questo campionato. Vediamo la splendida coreografia dei tifosi di Rotterdam. Siamo pronti a seguire questo match. Andiamo subito a vedere poi per quanto riguarda le scelte di formazione. Partiamo dal Feyenoord, che si schiera con Vermeer in porta, poi ci sono Kasdrup, Van Beek, Botteghini e Kongolo, quindi una difesa a 4 con Villena, Coit, Elamadi, Elbergius, Jorgensen e Eliero Elia. 4-3-3 offensivo per il Feyenoord, tanti giocatori che conosciamo, che hanno fatto molto spesso l'Europa, comunque con tanta tanta esperienza. Questa è la formazione del Pact Volley, 4-3-3 cambiato rispetto al 3-4-1-2 della scorsa partita, con Van de Kaart, Van Polle, Van de Pavert, Barba, Verdonk, Mandragora, Diaby e Mastur. Davanti ci sono Tomas, Menig e il nostro Josie Altidore. È tutto pronto per questo match, l'arbitro dice che si può iniziare e vediamo se ci sono dei miglioramenti per quanto riguarda il Pack Zwolle, se Zlatan è riuscito a sistemare qualcosina anche con magari questo cambio di modulo, che dell'1-2 lo chiude molto bene. Attenzione a Diaby, dentro per Altidore che prova a proteggere con il fisico, conquista questo pallone, si gira molto bene Altidore, punta l'area di rigore, Altidore in aria, prova il destro! Un gol pazzesco di Josie Altidore! E questo, ragazzi, è questa la punta che io ho comprato, questa qui, guardate che potenza fisica, ma anche con il movimento riesce ad andare via con la falcata e poi trova un gol bellissimo sul secondo palo, un esempio di rara potenza il nostro Josie Altidore. Davvero importantissimo anche per dare un segnale a questa squadra, ci ha pensato lui ed è giusto che siamo entrati dentro il campo ad esultare. Giustissimo, davvero un gol fondamentale, non tanto per il risultato ma anche per quanto riguarda il morale, per dire ragazzi tranquilli, ci siamo, il campionato è lungo, non ci dobbiamo far prendere da pippe mentali o cose, dobbiamo pensare soltanto a giocare a calcio e adesso partiamo con il piede giusto. Qui a Rotterdam, dopo 6 minuti, siamo in vantaggio. Adesso Jorgensen, pallone per Kite, è uscito anche Barba, pallone dentro, attenzione per Elia, Elia è velocissimo, prova a chiudere Verdonk, Elia, Elia in aria, Verdonk gli mette una mano addosso, lo disturba e sbaglia, Elia e Elia. Mamma mia che occasione! Allargato poi per Tomas, uno contro uno, contro Kasdrup, per andare via. Io non ho più la voce, attenzione adesso a Tomas, inseguito, Tomas è passato in qualche modo, il cross per Altidore, non trova la porta davvero di poco, ma è questa la punta che volevamo ragazzi, io continuo a ripeterlo, anche di testa si fa sentire, e qui non trova il gol davvero di centimetri. Pallone all'indietro, Altidore a pressare, finisce qui il primo tempo, ottima partita, davvero bella per chi non è tifoso, un po' meno per chi lo è perché le difese stanno traballando e da una parte e dall'altra, però per ora posso ridere Rudy Zlatan e il Pact Volley grazie al gol di Josie Altidore, che poi ha sfiorato anche il 2-0 pochi minuti più tardi, ma la cosa importante ragazzi è che non abbiamo subito gol e siamo in partita, siamo in vantaggio, mettono fuori e adesso c'è il momento dei cambi. Allora, come al solito il nostro Diaby soffre un pochino per quanto riguarda la fase finale della partita, dentro Brama al suo posto. Poi avevo intenzione di spostare, vediamo un po', forse si potrebbe mettere anche un 4-3-1-2 per dare ancora di più compattezza diciamo al nostro centrocampo. Spostiamo magari Mastur per quanto riguarda sulla linea della tre quarti, Mandragora, Menig e mettiamo Saimak, anzi forse è meglio tenere Saimak dietro le punte che è più fresco, togliamo anche Tomas, dentro Djuric, quindi Altidor e Djuric, due punte pesanti che ci serviranno per tenere la palla lontana e per non subire magari troppo le avanzate del Feyenoord, ma anche in caso di difficoltà di lanciare quel pallone lungo a cercare i centimetri e il fisico delle nostre due punte. Brama profondo per Verdonk, che addirittura si trova a destra stavolta, diventa sul mancino, cerca un cross per Djuric, Djuric! Di testa la trova lui, ma non riesce a trovare la porta. Comunque abbiamo fatto vedere di essere molto pericolosi con queste nostre due punte fisiche. Milan Djuric ha fatto vedere la sua qualità migliore, cioè il colpo di testa. Spalla alla porta, protegge molto bene. Ha visto l'arrivo di un compagno largo a destra, sbaglia ancora però. Un peccato. Adesso ripartenza, chiude tutto Van de Pavert che non va sul pallone.
Noi a Parma va direttamente sull'uomo per chiudere l'azione offensiva. Fallo tattico intelligente, evita anche il giallo. Adesso però Bergwijn può mettere un pallone invitante dentro. Attenzione allo spiovente. Pallone che resta in aria, attenzione. Elia non trova la porta ed è finita. Prima vittoria per noi in trasferta su un campo difficile come quello del Feyenoord qui a Rotterdam. Possiamo essere soddisfatti? C'è ancora da rimanere qualcosa, ragazzi, perché soffriamo troppo. Però tre punti e finalmente possiamo gioire in questo campionato grazie al gol di Josi Altidor. È una, davvero una prestazione di squadra fantastica. Questa è una cosa che mi dà molto fastidio, che prendiamo 10 gol a 10 tiri a partita. Loro non creano tantissimo, ogni volta che salgono trovano spazi per arrivare al tiro. Questa è una cosa che non va bene, dobbiamo migliorarla. Però per ora ci portiamo a casa non solo la prestazione ma anche i tre punti. Allora ragazzi, è arrivata la prima relazione su uno dei terzini che stavamo cercando. È Simon Poulsen, un giocatore che fa l'Eredivisie del PSV, quindi anche esperienza europea. Sicuramente sarebbe un acquisto importante. È in scadenza fra 11 mesi, quindi si potrebbe anche arrivare a lui spendendo davvero una cifra esigua. Vediamo un po' se abbiamo qualcuno da poter scambiare per quanto riguarda questo ruolo. Non credo, perché non mi ricordo grandi terzini, infatti non ce l'abbiamo. Però ci sono tanti giocatori di cui ci possiamo liberare. Uno di questi è Ezibue. Vediamo un pochino se sono d'accordo per quanto riguarda il PSV di liberarsi di Simon Poulsen, che comunque è in scadenza, prendendo un giocatore come Ezibue. Adesso probabilmente arriveranno tante altre relazioni. Intanto è arrivata l'offerta anche per un Wout Brama che io non mi sentirei di dar via. È vero che abbiamo preso tanti centrocampisti, ma è anche vero che molto spesso subentra al nostro Abu Dhabi, e quindi lo terrei assolutamente. Simon Poulsen, non sono d'accordo con il giocatore che abbiamo offerto. Vediamo un po', magari possiamo offrire Rick Decker, che è un giovane promettente, e Zibur è anche promettente, però non hanno voluto assolutamente sapere nulla di questo giocatore. Altrimenti si può pensare a un Beguà, che comunque ha 68. Per andare su Decker, che con noi non trova molto spazio, anche se è un giovane interessante, però per noi è quasi un esubero, quindi si potrebbe pensare di darlo via. Adesso probabilmente arriveranno le relazioni per tutti gli altri terzini che abbiamo cercato. Infatti eccoli qui: Archimede Borleo, Pisacane e Zambelli. Sono tre giocatori che mi piacciono per quanto riguarda la Serie A. Marco Zambelli, 70 il suo valore, per un giocatore sottovalutato e con esperienza, che ci può dare una mano per quanto riguarda la fascia destra. Io gli chiedo scusa ragazzi, ma non sto benissimo. Proviamo a dargli Ezibue all'Empoli. Proviamo a darlo a tutti questo Ezibue, che tanto non trova spazio con noi. Andiamo a vedere invece per quanto riguarda Pisacane. Pisacane è quello che ha meno di tutti, credo, perché Morleo 71. Però Pisacane, anche per la storia che ha raccontato, è un giocatore che a me piace molto. Forse è più semplice da poter prendere. Vediamo un po'. Anche perché dovrebbe essere comunque una riserva. Magari si potrebbe dare un Kvida. No, questo è troppo poco. Proviamo sempre con Ezibue. Una storia molto bella. Lui che ha denunciato una combine. E per questo è stato tagliato un pochino fuori inizialmente dal calcio. Poi abbiamo visto tutti quando si è messo a piangere ultimamente per l'esordio in Serie A. È stato emozionante per lui, ma per tutti noi. Quindi anche Archimede Morleo è un ruolo diverso, cioè fa la fascia sinistra, è un giocatore buono tecnicamente ma anche difensivamente, con tanta esperienza. Potrebbero essere giocatori che farebbero comodo a noi. Per quanto riguarda Poulsen, ne rifiutano anche Decker. Non abbiamo i soldi per prenderlo senza contropartita tecnica, Simon Poulsen, e quindi a questo punto non so più cosa inventarmi. Davvero non so più cosa inventarmi. Saimak costa tanto, ma ci serve anche. Potremmo provare con Beguà più 400.000. Probabilmente questa è l'ultima offerta che facciamo a Simon Poulsen, che tra tutti quelli che abbiamo ricercato era quello più adatto forse al campionato, visto che già lo sta facendo da parecchi anni. Arrivano 4 notizie, anzi 5. Accettata per Pisacane, rifiutata per Archimede Morleo, rifiutata per Zambelli. Vogliono addirittura 1.001.000 più Ezibue. Forse si sono un pochino
bevuti il cervello, noi dobbiamo alzare l'offerta a 500.000 più esibue Pisacane. Pisacane è un giocatore che non è fortissimo per quanto riguarda l'overall, ma è un giocatore che a me piace davvero molto. Andiamo a vedere un pochino, vuole 15.000 per 2 anni. Dobbiamo offrirne anche 5, no, 5 un po' troppo. Facciamo 3 anni, giocatore per il turnover. Potrebbe essere utile come rotazione di squadra e come esperienza. Adesso abbiamo una partita importantissima in casa col Twente. Dobbiamo dare continuità ai risultati, continuità alla nostra, alle nostre prestazioni. È tutto pronto per questa sfida. La formazione probabilmente sarà confermata, quella che ha battuto il Feyenoord. Buonasera a tutti e benvenuti all'Issel Delta Stadion. Bentornati anzi all'Issel Delta Stadion. Visto che abbiamo già giocato una partita in casa, ricordiamo tutti come è andata a finire: malissimo, 0-2 per l'Heracles. Adesso c'è un avversario molto più complicato, un avversario che ha fatto anche l'Europa più di qualche anno. Si tratta del Twente, ma noi siamo una squadra quasi totalmente diversa, visto che nell'ultima sfida qualcosa è cambiato, non solo il modulo ma anche il risultato finale. Andiamo a vedere anche le scelte, non cambia nulla per quanto riguarda il pack svolle, riguardo la sfida, in mezzo alla sfida contro il Feyenoord. Stessa formazione, stesso modulo, in porta c'è Matsman, davanti attenzione perché c'è Enes Unal, comunque Teravest, Katsikas con Andersen e Van der Lely, Ede, Mococio, Ecebilio, Yeboah, Selina alle spalle apposta appunto di Enes Unal. Un 4-2-3-1 pericoloso anche e soprattutto in contropiede, e noi sappiamo che queste situazioni le subiamo e come. Adesso Mococio a giocare questo pallone, attenzione Altidor capisce tutto, va subito a strappare questo pallone, chiede l'1-2 con Masture. Masture decide di andare solo, Masture entra in aria, Masture! Eccolo il primo gol di Achim Masture, grandissimo gol davvero, diagonale sul secondo palo, tutto parte però da un pallone recuperato perdonatemi ragazzi, da un pallone recuperato da Altidor. Non ce la faccio. Comunque un gran gol di Masture. Penso che questo sia uno dei video peggiori di tutto il mio canale, per quanto riguarda la qualità del commento. Ma qui vediamo che Rudy Zlatan può esultare, è felicissimo di essere passato in vantaggio dopo soltanto 3 minuti di gioco, e poi con il maggiore giocatore talentuoso di questa squadra, e cioè Achim Masture, che si sblocca e trova il primo gol alla quarta giornata di Eredivisie con la maglia del PEC Zwolle. Adesso siamo in vantaggio e speriamo che naturalmente riuscire a portarla a casa, proprio come è successo con il Feyenoord. Pallone allargato, occhio perché chiude tutto Van Polen. Ancora Menig dentro per Masture, attenzione perché può andare a campo aperto Masture. La scivolata su di lui steso da Andersen. Qui potrebbe arrivare il primo cartellino del match per il difensore giovane olandese del Twente. E infatti arriva il primo cartellino giallo per Joachim Andersen. Può andare a mettere dentro adesso Masture, attenzione questo pallone, lo spiovente dentro, attenzione Altidor si è inserito molto bene e c'è il gol di Josi Altidor, proprio lui, ancora una volta lui, terzo gol in questa Eredivisie e per la prima volta raddoppiamo il nostro vantaggio, che non è una cosa da sottovalutare, è una cosa che ci auguriamo succederà spesso, perché vuol dire che la partita è messa su certi binari. Infatti potete vedere che anche Rudy Zlatan è molto soddisfatto, come anche tutta la panchina. Questo vuol dire grande attaccamento. Josi Altidor, terzo gol in Eredivisie al 20esimo. Siamo 2-0, finalmente potrebbe arrivare una vittoria in casa, e a questo punto anche convincente. Diaby va via, protegge con il fisico, Diaby splendida giocata, Diaby allarga per Tomas. Masce il cross dentro, Altidor di testa la spizza, fallo di mano, non so cosa è successo ragazzi, ma credo ci sia calcio di rigore. Adesso andiamo a rivedere, il fallo è di Andersen, quindi potrebbe anche starci il secondo cartellino. Sono curiosissimo di vedere, anzi andiamo a vedere le play, perché io ho messo i falli di mano per fare un gioco un po' più reale, visto che comunque ci sono anche quelli. Eccola lì, sì, ci potrebbe stare, vediamo un po'. Alza la mano, ma non credo la colpisca. Eh no,
Ha visto male l'arbitro, ragazzi. Non c'era il calcio di rigore. Noi ce lo prendiamo lo stesso. No, è Van Polen. Ma io manderei proprio Tomas per sbloccarsi. Attenzione, Tomas! La parata! Pallone che resta lì. Come avete visto, ancora non sono impeccabile sui calci di rigore. Battuto un pochino male. Il tocco è per lui, ha sbagliato anche il calcio di rigore. Tomas adesso va in profondità. Prova ad andare. Tomas taglia verso il centro. Tomas, il tocco per Altidore. Ha chiuso tutto. L'estremo difensore, ma che parata. Diaby, tocco dentro per Mandragora. Zona tiro, poggia per Mastur. Si coordina Mastur per il destro. Il palo. Che tiro di Mastur dalla distanza. Il palo dice di no alla doppietta. Adesso Mandragora è un assedio. E finisce qui. Altro risultato, il secondo consecutivo, e siamo strasoddisfatti stavolta di aver regalato una vittoria in casa. Vedete come si abbracciano i giocatori, forse c'è una sorta di consapevolezza di aver trovato l'assetto giusto e di essere sulla strada giusta per poter fare un ottimo campionato. Inquadrato Mastur, sicuramente uno dei migliori in campo, insieme ad altri, ma anche a tutta la guardia che ha dimostrato di essere compatta, ha dimostrato di essere concentrata per tutti i 90 minuti. Stiamo migliorando anche sotto il punto di vista di, diciamo, soffrire l'avversario. Soltanto un tiro in porta quest'oggi dal 20, e poi nemmeno nello specchio. Quindi davvero tanti lati positivi per, la nostra, per il nostro Pax Volley. Siamo arrivati, ragazzi, quasi alla chiusura di questa puntata. Vediamo che Altidore ha 3 gol, è soltanto un gol di distanza da Haller, che è il capocannoniere di questa Eredivisie. Abbiamo il nostro Van der Hart con 2 reti inviolate, che è primo in classifica insieme a tanti altri. La classifica adesso la possiamo vedere, ci sorride abbastanza, anche se abbiamo una partita in più rispetto a tante altre squadre. Siamo a 3 punti dal primo posto, ma devo dire che per il nostro obiettivo, che era quello di terminare a metà classifica, stiamo facendo davvero un ottimo campionato. Poi siamo partiti male, adesso siamo in netta ripresa. Andiamo ad allenare intanto i nostri giocatori. Adesso Pisacane ci ha accettato, quindi potremmo anche chiuderlo subito. Io devo dire che Pisacane, ragazzi, mi piace, e come situazione low cost è veramente ci sta, perché noi a destra siamo un po' scoperti. Se dobbiamo giocare con questo modulo non avremo nessuno sugli esterni, e quindi ci può stare. Per quanto riguarda Zambelli, hanno ancora rifiutato la nostra offerta. Purtroppo non credo si possa fare l'operazione Zambelli. Mentre Zimbue, abbiamo visto che stavamo provando a darlo a chiunque, lo possiamo anche lasciar partire. Quindi vediamo se si evolve qualcosa in questo finale di mercato. Manca davvero pochissimo, 3 giorni, altrimenti arriverà Pisacane a concludere e a completare la nostra rosa. C'è arrivata nessuna offerta, adesso ne manca addirittura una, e quindi posso dire ufficialmente che sono un coglione, probabilmente, perché Pisacane, guardate, no, lo sapevo, sono un coglione, oh. Pisacane, niente, è saltato perché sono un idiota. Sono un idiota, ragazzi, neanche Pisacane arriverà. C'è stato un problema nella consegna del contratto e non siamo arrivati in tempo. Mannaggia a me, mi sono sbagliato. Comunque, rosa completata così. Purtroppo ci manca un terzino, e mi prendo tutte le colpe. È soltanto colpa mia. Comunque, si chiude il calciomercato del Pax Volley, che si è ripreso alla grandissima in questo campionato. Nella prossima puntata vedremo le sfide con Ga Eagles, che probabilmente giocheremo fuori casa, contro lo Sparta Rotterdam e anche con il NEC, prima di una grande sfida eccezionale contro il PSV, dove proveremo ad arrivarci il più in alto possibile in classifica. Io, ragazzi, vi saluto, ci vediamo al prossimo episodio. Vi ricordo di lasciare like e di lasciare un commento se vi sono piaciute tutte le scelte e come avete visto questo Pax Volley. Un abbraccio, da Zlatan.